ogni anno sono costruite più di 10 milioni di unità abitative per l'affordable housing nel mondo. Il 20%, circa 2 milioni, sono costruiti in progetti di larga scala. E la missione di Planet Smart City è quella di cambiare in maniera rivoluzionaria il modo di progettare complessi di grandi dimensioni per l'affordable housing. Quindi un mercato appunto di 2 milioni di unità abitative l'anno che possono essere pensate, realizzate e dotate di servizi in maniera totalmente innovativa e diversa da quello che il mercato propone. Un elemento importantissimo dell'innovazione di Planet è l'Innovation Hub. È un edificio dove i nostri abitanti possono usufruire di spazi per la cucina sociale, per la biblioteca infantile, per il cinema, per la biblioteca degli oggetti, per le aree di coworking. Il nostro sforzo è sempre mettere a disposizione soluzioni tecnologiche nei nostri progetti che siano facili da utilizzare. Quindi dotare un nuovo quartiere di fibra ottica, dotare un nuovo quartiere di soluzioni che aumentano la sicurezza, che migliorano la raccolta rifiuti, che ne migliorano la mobilità, tutte soluzioni che permettono di aumentare i servizi alla comunità e aumentare il senso di appartenenza alla comunità. Le comunità come questa sono ricche di umanità, sono ricche di competenze che noi dobbiamo attivare. Il community manager è un facilitatore, è qualcuno che mette in condizione l'abitante di fare quello che desidera. L'idea di Elena era di organizzare un gruppo di mamme perché era nuova, non conosceva nessuno a Quartiere Giardino. L'ho aiutata a capire da dove iniziare. Elena mi ha aiutato mettendo l'evento sul Planet Up, dandomi la possibilità di arrivare, diciamo, a più gente. Si parla proprio della quotidianità dei bambini, di quello che comunque provano le mamme, e quindi c'è un bel supporto fra tutte le mamme. In questo momento mi sento inclusa in una comunità. Tutto comincia pensando, ma perché nel mondo si pensa in cidades intelligenti, si pensa in smart cities per un pubblico alvo molto ristretto, ricco o medio ricco? Ninguém pensa nas abitazioni sociais e è là che surgiu essa idea. Os números das abitazioni sociais sono totalmente diferenti, sono grandi. E aquilo che possiamo fare è realmente cominciare lavorando con economia di scala, con la democratizzazione della infrastruttura, a mudar a vita das pessoas. Nossos gestores sociais trabalham com os moradores e com as pessoas da região. Isso significa inclusão social. Portanto, aquilo que é importante para nós não é simplesmente vender lotes ou casas, é criar, construir communities. Meu pai é analfabeto e andava 10 quilômetros de bicicleta para me trazer na escola. Eu tive que vender a minha casa para poder montar um salão de beleza. E com um ano, a dona do estabelecimento, ela disse, ou compra o ponto ou vai embora. E eu disse, eu não tenho condição de comprar, eu vou voltar para a fazenda. Você voltar para uma sala de uma fazenda com a janela quebrada, mexeu comigo muito. Inteligente é aquele que acredita na capacidade do outro, e eles acreditaram em mim. Então, assim, além de toda a estrutura do salão, eu ainda tive um ano inteiramente grátis para mim começar o meu empreendimento. Hoje eu ainda passo na avenida, eu ainda tenho essa sensação. Cara, o meu salão é ali. Hoje a minha renda principal da família é do salão de beleza. E ser a primeira empreendedora, não só da família, como da cidade, é um orgulho. Falar de Smart Cities não é simplesmente tecnologia. Tecnologia é o meio, não é o fim. O fim é sempre o mesmo, as pessoas. Il nostro obiettivo non è solo quello di realizzare case
belle e durature nel tempo, ma quelle di dare un luogo cui far crescere i propri figli. In questo modo noi stiamo dimostrando che si può avere impatto sociale pur essendo una società di real estate.